Salve a tutti e bentrovati all'appuntamento di oggi, giovedì 21 luglio, con i mercati finanziari. Borse europee incerte e prive di una direzione dopo che la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di mezzo punto, primo rialzo dopo 11 anni. Intanto in Italia cade il governo Draghi dopo il voto di fiducia espresso nella giornata di ieri. Dal grafico del nostro FTSE MIB notiamo il tentativo di risalita iniziato dalle ore 10. Nella seconda parte del pomeriggio invece c'è una nuova flessione che fa indietreggiare l'indice in area 21.150 e il passivo finale è di circa un punto. Incertezza anche a Francoforte, dove il DAX traccia analogamente all'indice milanese un doppio minimo e un doppio massimo. Il risultato finale è un meno 0,27% circa. Gli indici di New York hanno aperto la seduta su fronti opposti alla chiusura delle borse del vecchio continente. Il Nasdaq è salito sopra la parità di qualche decimo di punto e sta viaggiando in area 11.900, mentre il Dow Jones sta viaggiando in area negativa. Sul FTSE MIB, seduta da dimenticare per Poste Italiane, oggi il peggiore, e ha toccato un minimo storico registrato solo nel 2020. Allo stesso modo rimane pesante il ribasso di Telecom, meno 4,55%, che è un nuovo record di minimo storico. La caduta del governo Draghi impatta anche sui bancari, il più colpito Banco BPM, sotto almeno 4. Continua la discesa di Saipem, che sfiora questa percentuale di ribasso, e lo stesso risultato oggi viene registrato anche da Leonardo. Ben comprati i titoli del comparto farmaceutico come Diasorin, che brilla con un più 4,70%. Amplifon invece sfiora il più 3. Acquisti sul lusso in evidenza Campari intorno ai 2,5 punti di rialzo e Ferrari che si avvicina invece al più 2%. Tra i due invece troviamo Prysmian. Dal Forex, pressoché stabile la quotazione dell'euro sul dollaro americano a quota 1,020, con un progresso di qualche decimo di punto. Sulla parità il cross euro-yen, mentre euro e sterlina, attualmente il cross più favorevole, a circa più 0,30. Ed ora spazio all'analisi grafica di Eugenio Sartorelli. Buongiorno, giornata segnata dalla decisione della BCE che ha deciso di aumentare i tassi dallo 0,50 contro 0,25 atteso. I mercati in realtà già se l'aspettavano, ma se non fosse per questo sembrerebbe quasi che sui mercati non sia accaduto nulla di particolare. Infatti, se andiamo a vedere, il futuro stocks è leggermente salito, ma rimaniamo sempre all'interno della fase laterale che prosegue da metà giugno. Se andiamo a vedere anche il future, scusatemi, la volatilità sull'Eurostoxx, quindi la VIX dell'Eurostoxx, praticamente è rimasta più o meno sui livelli precedenti. Anche andando a vedere l'America, sì, ha proseguito il canale leggermente rialzista da metà giugno, ma chiaramente sull'America pesano meno le parole della BCE, ma non è cambiato molto. Se andiamo a vedere nel FTSE MIB, anche con la questione della crisi, tutto sommato si è difeso piuttosto bene. Invece, ha pesato un po' di più la decisione sul Bund, il Bund che ha avuto una discesa, ma poi, dopo questa discesa, sta un po' rientrando sui livelli precedenti. Anche sull'euro-dollaro, e le decisioni della BCE sembravano aver portato a una nuova spinta rialzista, ma poi si è tornato su livelli più o meno precedenti. Quindi, tutto sommato, non c'è stato un grande sconquasso. Giusto per far vedere, invece, c'è per esempio l'oro che sta proseguendo la sua fase moderatamente debole e sostanzialmente oggi rimane nella fase di congestione. Quindi, in definitiva, i mercati attendevano sì la BCE, ma quello che veramente attendono è la Fed esattamente fra una settimana. Quindi quello veramente inciderà sui mercati che proseguono nella loro struttura tutto sommato laterale per l'Europa, moderatamente rialzista per gli Stati Uniti, e per il momento non c'è niente che possa far cambiare questa sostanziale apatia. L'unico che può far cambiare saranno le decisioni della Fed, non solo che forse aumenterà i tassi dell'1%, ma le prospettive di aumento dei tassi per le prossime riunioni. Quindi attendiamo la Fed esattamente fra una settimana.
Grazie Eugenio per il prezioso contributo, grazie a voi per l'attenzione e non perdete i prossimi appuntamenti e contenuti gratuiti sul canale YouTube di TraderLink e su TraderLink Cloud disponibile anche su app mobile. Arrivederci, a domani.